In pratica con questa assegna abbiamo aggiunto noi qua così per arrivare ai 20.000 farci la fonda. Sembra una forbice? No. Mi dispiace che a chi l'aveva organizzato non gli hanno dato il cambio in caserma, è rimasto in casa. A chi è? Jacopo. A Jacopo. Beh, lui il nostro lo so, il grafico ha detto stampa è lui. Allora, sì, siamo noi qui. No, e vieni con noi. Dai, no, Giovanni. No, si deve alzare, com'è? Venite con Raffaella, dai. Filippo, tutti, dai. Bene, allora. C'è un fotografo. Dai, vai. Ah, sì, allora, riceviamo. Scusi un attimo. Venite con noi. Per arrotondare a 20.000 degli 11 anni che ecco, quindi in totale di 11 anni sono 20.000 giornalisti. Ecco, stiamo mantenendo. Grazie, un applauso. Lavoro importante, la cifra non so, posso, sì, posso sì, renderla, sì, l'importo è di 25.000 euro, come amministrazione vi siamo vicini, ripeto, una cifra importante per un lavoro altrettanto importante. Queste iniziative di stasera sono assolutamente importanti perché, come ti ho scritto nel messaggio, le risorse comunali diventano sempre più strette e quindi la sinergia con il privato che interviene e ci aiuta è fondamentale. Questi anni abbiamo avuto l'amministrazione, un'amministrazione amica, benevola e attenta. Va bene allo sport, noi siamo nati in Italia proprio per fare questo tipo di collaborazione. Noi in Puglia siamo pieni di questa cosa, l'esempio di Vabbasi, il principe di Cerpebbe di Monopoli, che ogni anno, non solo a questo, ad altro. Mi augurerei pure quelli che non lo fanno che lo facessero, perché è una cosa bella. Certo, è vero, è vero. E noi siamo stati premiati per quanti anni da Milano? Tre anni. Per tre anni, come club che si dedica al suo lavoro. No, Milano è molto vicino, li premia questi tipi di... Noi l'anno prossimo, ho detto, il prossimo anno il club fa 30. 30 anni, benissimo. Quando faremo la festa, se noi dobbiamo mandare, avremmo il piacere di vedere almeno un simbolo dell'Amo Puglia. Certo. Far 30 anni un club. A me piacciono le feste.